Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscola Vita. Era un po' che non vi porto un full day of eating. Comunque sto a dieta da più o meno metà aprile, quindi è passato un mesetto. Ho già perso un 4-5 kg e io seguo la dieta flessibile. Quindi non è una dieta restrittiva come ad esempio la dieta da bro lo può essere, che mangiate solamente verdure, pollo, proteine, molto molto magre. Con la dieta flessibile praticamente fate rientrare tutti i cibi che volete all'interno di quattro numeri: le calorie e i macronutrienti, che sono le proteine, i carboidrati e i grassi. Personalmente adotto un approccio ancora più flessibile perché comunque non devo competere, quindi lo faccio in modo amatoriale tra virgolette, e mi piace un sacco il cibo, quindi mi voglio godere il cibo e conto solamente le calorie e le proteine. Ed è praticamente l'approccio che sto utilizzando negli ultimi direi 6 mesi, un anno, e sta andando molto molto bene. Siamo scesi in cucina, come dicevo, io ho due numeri importanti da colpire: le calorie e le proteine. Le calorie di oggi saranno tra le 2000 e le 2100 calorie, mi lascio sempre un range di 100 calorie, e le proteine le setto un pochino meno di 2 grammi per chilo corporeo. So che magari alcuni di voi dicono: no, ma questo è pochissimo, ma secondo l'ultima ricerca scientifica che hanno fatto un meta review di quante proteine abbiamo bisogno, si arriva a tutti i benefici massimi con 1,6 grammi di proteine per chilo corporeo. Quindi anche se le aumenti a 1,8 a 2 grammi, stai già oltre i benefici totali visti dalla scienza in termini di sintesi proteica. Quindi 2 grammi per chilo corporeo saranno più o meno 150 grammi di proteine. E adesso, come primo pasto tra virgolette della giornata, mi sono fatto qua, anzi, me l'ha fatto vedere, un caffè. Praticamente inizio la giornata, faccio il digiuno intermittente. Se mi seguite da un po' di tempo, sapete che quella è proprio quella che mi contraddistingue qua su YouTube. Praticamente, dato che le calorie sono basse e io ho un appetito molto molto alto, decido di fare il digiuno intermittente, in cui per la prima porzione della giornata non consumo praticamente calorie. L'unica cosa che faccio adesso è posporre il primo pasto, ovviamente risparmiare il più possibile le calorie, per poi utilizzare e fare dei pasti più grandi nell'arco della giornata, che è quando ho più fame. Questo saranno 50 calorie, ma mi va benissimo. Ragazzi, stiamo qui seduti in fronte al bus, che è abbastanza divertente, sembra tipo un videogioco. E stiamo andando in palestra. Oggi abbiamo entrambi il leg day. Io sono ancora a digiuno, che ore sono? Sono le 11 e mezza, a mezzogiorno forse? 12 e un Aspetto, quarto. 12 e un quarto, grazie mille. Sono passate comunque un paio di ore dal caffè. Io non ho mangiato niente, sono ancora praticamente quindi a digiuno. Però prima dell'allenamento mi voglio mangiare qualcosa, che se no mi viene fame. Anche perché, appunto, stando a 2000-2100 calorie, c'ho comunque quasi sempre un pochino di fame. Però con l'allenamento non ci voglio pensare. Quindi, questa è una barretta di MyProtein, quella Oats and Whey. Me ne mangio metà, che dovrebbe essere intorno alle 160 calorie, 10 grammi di proteine per metà e 20 grammi di carboidrati, che è un ottimo snack pre-workout. In termini di gusti non è la barretta più buona, però come pre-workout io ho trovato che mi dà veramente un'ottima energia. Come sempre, se volete potete acquistare tramite il mio link, supportate il mio lavoro e col codice MuscolaVita avete 80% di sconto. E ci dividiamo con Ele una Monster White che è a 0 calorie. Questa è com'è la barretta, ragazzi. Praticamente sopra lo strato è con l'avena e sotto il cioccolato. Come vi ho detto, non è la più buona, però come energia a lunga durata prima di un allenamento è veramente ottimo, ve la consiglio. Questo lo consiglio pure, che vi fate metà prima e metà dopo, così passo pre e post workout è perfetto. Ve lo consiglio molto. Allenamento è andato abbastanza bene, sto provando a migliorare molto gli squat. Sul deadlift ho dovuto un attimo diminuire il peso perché ho male, praticamente mi si infiammano i trapezi, è uno dei problemi che ho io, soprattutto adesso, il deficit calorico, sento tutti questi dolori che non mi vengono di più, quindi ho abbassato un po' i pesi e lo squat sto
sto rientrando nel posto. Questo è quello che mi mangio, poi passo bene proprio post workout. Arriva subito. Piccola intermission, ma Ele si sta provando. Che cos'è la Carb Crusher vegana? E com'è? Al gusto peanut butter, hai detto? E com'è? Buonissima, sì, l'adoro. Anche tra le altre che hai provato, questa ti piace di più? Ragazze o vegani o vegetariani, ci stanno prodotti MyProtein anche per voi. Le Vegan Carb Crusher. Pasto post workout, abbiamo intenzione di andare a Notting Hill. E invece abbiamo preso il bus e siamo scesi. E siamo scesi a una fermata che stava davanti al Westfield Shopping Center, che vi faccio vedere praticamente. Sto shopping center qua, veramente enorme. E quindi abbiamo detto, sai cosa, entriamo dentro, facciamo un attimino una passeggiata, vediamo se troviamo qualcosa da mangiare. C'erano un sacco di stall buonissimi. Cioè, se dovessi fare un cheat day, torno qua. Spoiler, se dovessi fare un cheat day, torno qua. E avevo praticamente due scelte: o la poke bowl, avevo veramente voglia di sushi, riso. Oppure ho pensato, sai cosa, facciamo un attimo più facile anche per voi che seguite dall'Italia. Siamo andati da Pret. Pret ha praticamente tutte le calorie e macronutrienti già messe lì sul menu, quindi lo rende facilissimo se volete tracciare anche quando state fuori. E mi sono preso un panino con della mozzarella e del prosciutto duro. Metto i macro in questo momento sullo schermo. Questo, pensate, anche voi se state in Italia, un panino con la mozzarella e il prosciutto, questo dovrebbe essere 400 calorie. Non è poi così esagerato. Magari se vi prendete un'insalata ci mettete soprattutto l'olio e ancora di più. Quindi questo come snack post workout ha 25 grammi di proteine, 13 grammi di grasso, mi sembra che è veramente ottimo. Vi faccio vedere com'è dentro. Ci hanno messo questa pseudo mozzarella che in realtà sembra parmigiano, però sotto c'è anche la mozzarella e poi c'è il prosciuttino. E per chi mi dicesse ma questo non fa bene bla bla bla, è vero, c'è tanto sale, però se voi limitate gli affettati, che in realtà non è poi il sale ma è il contenuto di nitrates, quindi di nitrati, non so come si dice, nitrati, se ne prendete 50-60 grammi va bene, basta che sono sotto i 100 grammi giornalieri. Gli do un morso e vediamo un po' com'è. Buono? Ci hanno messo anche il pomodoro sotto. Diciamo che non è come quello se vi fate il panino sotto. Una rosetta. Una rosetta così di Napoli, no? Però non è male. Non è male. Ragazzi, sono passato da Tesco's per comprarmi un pochino di frutta che oggi non ne ho mangiata. Questo tutto il pacco dovrebbe essere un po' di fragole, un po' di uva, mirtilli, qualche lampone, mora. Mora. Qualche mora, e questo tutto il pacco sono 120 calorie. Frutta, mi raccomando, importantissima. Io, dato che non ne mangio così spesso e non sto a casa, mi prendo questi pacchi misti. Eccoci che siamo tornati a casa, ragazzi. Praticamente non abbiamo mangiato niente per tutto il resto della giornata. Siamo tornati per cena. Ecco, il massimo delle calorie per farci un bel pasto consistente a fine giornata. Perché alla fine io ho notato che per me io non riesco a rispettare le calorie. Se arrivo a fine giornata non ho più calorie e ho fame prima di andare a dormire, non funziona. Quindi questa è la soluzione, diciamo. Lasciamo un sacco di calorie. Io ho ancora 1000 calorie, anche tante proteine da colpire. Siamo passati a Tesco's, vi faccio vedere cosa mi mangio stasera. Allora, vivere con Ele è pazzesco perché cucina lei. È il suo, c'ha broccoli, carote e... No! Perché? Peperoni gialli, broccoli e zucchine. E io che c'ho? Peperoni rossi e zucchine. E il macinato, facciamoglielo un attimo vedere. Abbiamo trovato questo macinato che è una bomba. Buonissimo. Tutto ciò, mi sono preso le mie top chips al gusto barbecue. Queste sono veramente pazzesche. Per tutto il pacco dovrebbe essere un 350 calorie. E qui ho voluto veramente farvi vedere la dieta flessibile, che ci metto qualche cosa che uno direbbe no, non puoi mai mangiarle, delle patatine. Chiaramente queste non sono quelle classiche, c'hanno solo tutto il pacco, cioè tipo ce n'ha solo 13 grammi di grasso. Poi Coca-Cola zero e questo. Ragazzi, sono le 9:30, penultimo snack prima di andare a dormire. Ho qui uno degli yogurt proteici Arla, questo è al gusto fragole, c'ha 20 grammi di proteine, dovrebbe essere sulle 100 qualcosa calorie. In Italia trovate, mi sembra, il Fage 0% grassi, e ora lo trovate pure con diversi gusti, tipo alla vaniglia, alla banana, tutto quello che volete, alla stracciatella. Dovrebbero avere abbastanza tante proteine. Quindi tagliato, anzi, Ele mi ha tagliato su una pera. Ultimo pasto, visto che mi mancano ancora delle proteine. Ho questa barretta Carb Crusher, che invece è fudge brownie, che c'ha 21 grammi di proteine e c'ha meno carboidrati. Mi porterebbe un attimo sotto le 2000 calorie. Dato che non ho così tanta fame, proprio perché ho mangiato così tanto a cena, non voglio forzarmi a mangiare di più, e quindi ho deciso di optare per questa Carb Crusher.
Mi mangio questa, questo dovrebbe portare i miei macros totali a 1900 qualcosa, senza contare i peperoni e le zucchine, quindi contando i peperoni e le zucchine sarò un pochino oltre le 2000 calorie. Macronutrienti in questo momento sullo schermo, come vedete le proteine sono un attimino più basse di quelle del target giornaliero, ma non è un problema se una volta ogni tanto succede così. Io voglio tenere questi full day eating abbastanza realistici, stavo addirittura pensando, ah ma dovrei mangiarmi due barrette proteiche, in realtà di solito non ne mangio quasi mai, ne mangio una, magari nemmeno una. Però oggi non ho nient'altro, non ho nessun'altra fonte, potrei rimangiarmi uno yogurt ma non mi va. Quindi mi sa che per oggi è il carb crush. Keeping it real ragazzi, quello sempre, sarò sincero, onesto con voi, non sto qua per prendere in giro nessuno. So che già riceverò dei commenti sulla dieta, ma questo è quello che funziona per me, il mio tipo di dieta flessibile. E adesso soprattutto a 2000 calorie provo anche a inserire delle cose che mi fanno più o meno stare a dieta più facilmente e più felicemente. Detto questo vi ringrazio a tutti, mi raccomando lasciateci un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, ovviamente se volete, se siete ragazze o altro, andate a vedere il canale di Ele che sta mettendo dei video piuttosto informativi o comunque sta dando dei consigli personali su percorsi fitness e altro, healthy lifestyle. E niente, vi ringrazio di cuore ragazzi e ci vediamo nel prossimo video che saranno una bomba.